Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, come sempre io vi sto dicendo che mi appassiona tantissimo Payday 2. Lo gioco principalmente, cioè lo gioco sia con i miei amici che senza i miei amici, perché alla fine mi trovo sempre gente competente più o meno, ragazzi. Volevo farvi vedere un altro tipo di lavoro, se riesco a trovarlo ho già fatto, eccolo qui già pronto. Lavoro all'Ucraina. Un colpo molto rapido, ragazzi, molto divertente, molto veloce, già partito ovviamente, quindi penso che i tipi o stanno bucando la cassaforte per prendere il diadema, o stanno cercando di resistere, non so, o hanno già finito il colpo. È molto veloce come colpo, ragazzi, veramente una figata. Ovviamente io vado già a partita iniziata, perché è una merdata questa cosa. Vediamo un attimo, ragazzi. Speriamo bene, altrimenti ve lo faccio vedere, se riesco ve lo faccio vedere anche non iniziato, perché lo troverò. Solito caricamento del cazzo. Finito il caricamento del cazzo, ragazzi, partiamo subito. Sono stato direttamente espulso. Grande, bravissimi. Bravissimi, ragazzi, vedete? Gente ignobile, diciamo così, gente ignobile. Buona così, ragazzi. Allora, cerchiamo un altro di lavoro all'Ucraina, ragazzi. Vediamo se riusciamo a trovarlo buono. Lavoro all'Ucraina, eccolo qui. Cerchiamolo. Perfetto, ragazzi, siamo in due. Ce la fai andare veloce, dai. Partiamo, non mi espelle, ragazzi, non sono sicuro. No, non mi espelle, che strano. 45 56, perfetto. Partiamo subito con sto lavoro all'Ucraina. Ce la fai a partire o no? Non ce la fa, ragazzi. Sta ancora pensandoci. Siccome io non voglio perdere tempo, ragazzi, non voglio rompervi, non voglio farvi rompere il cazzo per colpa di gente così merdosa, andiamo su questo lavoro all'Ucraina. Sarà un pochettino meno, cioè varrà meno dinero, meno soldini, però possiamo fare molto velocemente, quindi. Molto figa la maschera, ragazzi, quella a tre facce, veramente una figata, ma anche quella del tipo merita tantissimo. Io mi metto questa qua da Anonymous, ragazzi, veramente una figata questa maschera. L'ho trovata per puro culo, non vedo l'ora di poterla, diciamo, cioè di poterla modificare, farla molto più figa. Ovviamente parte subito il colpo, grandissimi, ragazzi. Spero il prima possibile di trovare colori e tonalità, quelle differenze. Non so se avete mai visto, cioè non vi ho fatto vedere come si costruisce una maschera. Magari dopo il colpo ve la faccio anche vedere come si costruisce, perché è molto veloce come preparazione. Costa un pochettino la maschera, dovete avere i soldi, come si suol dire, il big money. Ma in questo gioco sicuramente ce l'avrete. In questo gioco c'è ovviamente un giro balordo di soldi, una figata per questo, perché comunque sia con un colpo vi fate un casino di soldi e potete fare qualsiasi modifica anche alle armi, se trovate ovviamente i componenti per le armi. Con i big money ovviamente, ragazzi, potete costruirvi qualsiasi cosa, potete farvi a maschere in ogni modo, una figata allucinante. Vediamo come sono messi. Ok, tipo c'ha il C4, quindi è perfetto, ragazzi. Andiamo, va. Dai, partiamo, altro il tipo vuole fare subito il colpo, penso che sia così. Lo vediamo subito, ragazzi, vediamo il tipo. Andiamo. Watch the crowd. Ok, perfetto, vuole fare il colpo diretto, ragazzi. Quindi andiamo anche noi diretti, ragazzi. Dai. Prendi i gioielli, ragazzi. Io li prendo sempre, ragazzi. Vedete sempre qualche gioiello, vedete qui la collana. Vedete veloce. Mamma mia, dai. Vai. Il tipo ha preso la collana, ragazzi. Andiamo, va. Andiamo, ragazzi, dai. Vieni. Grande, ragazzi, già finito il colpo. Una cosa rapidissima. Quindi facciamone un altro, ragazzi. Cerchiamo un altro lavoro all'Ucraina, o qualcosa di molto veloce, anche se molto difficile. Grande. Dai, facciamoci un altro lavoro all'Ucraina, o con questi tipi. Vediamo cosa possiamo fare. Dai. Questo è molto rapido, ragazzi, come colpo, uno dei più veloci del gioco, e sinceramente anche uno di quelli che viene
cioè viene pagato, ovviamente se trovate il bel colpo magari vi prendete anche un bel po' di soldi, un bel po' di contantini. Ovviamente un altro pezzo di arma, grande, un soppressore medio, maschera Mr. Smooth, figa quella maschera ragazzi, la voglio anch'io. Dai, vai avanti, grande. Vediamo se questo tipo trova un altro colpo decente. Speriamo bene, perché ovviamente non tutti trovano dei colpi belli, buoni. Dai, dai. Vediamo se no, se no, se riusciamo noi a cercare un colpo decente. Andiamo via. Cerchiamo noi un colpo, ragazzi. Andiamo da un altro lavoro all'Ucraina. Dai, questo qua siamo già pronto. Vediamo se questo ovviamente è grande. Lavora all'Ucraina qui. Bello, da due soldi, ragazzi. Oh, dai, dai. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. In rapidità. Pian piano, tra un po'. Ragazzi, non so se vedete quello che c'è davanti a me. Judge. Oh, livello 89, ragazzi. Minchia, che cazzo è? Mamma mia. Ovviamente non parte, perché non deve partire. Ah, parte, eccolo qui. Finalmente, facciamoci anche il secondo colpo. Vediamo se riusciamo a farlo più, ancora più veloci, ragazzi. Non mi ricordo se ci dovrebbe essere un obiettivo che se lo fate entro 35 secondi vi sblocca un obiettivo da tipo 20 punti o 30 punti G. Comunque sia una cosa fighissima. Io appena posso mi sblocco il C4 per fare questo colpo, perché è un colpo molto veloce. Alcuni miei amici hanno il C4 e infatti con loro lo facciamo, cerchiamo di fare il colpo più rapidamente possibile per sbloccare quell'obiettivo. Non è così semplice, però si può fare. Possiamo sempre provare. Ovviamente 30 anni per caricare. Eccoci qui finalmente, partiamo. Allora sono già pronti, io sono l'unico che non è pronto, perché sono... Guardate la mia connessione, ragazzi. Guardate la mia connessione. Ci sono i miei amici che mi dicono che sono un connessionato. Poi mi vado a vedere certe puttanate. Io connessione mai che sono pronto. Guardate quanto cazzo di tempo ci vuole per caricare, raga. Guardate quanto tempo ci vuole. Cioè, allucinante. Dai che partiamo. Ce n'è uno ancora più lento di me, ragazzi. Ok, C4 sta cancellando, ragazzi. Dai. Queste musiche tipo... Nightclub? Vabbè, Nightclub è la stessa cosa, ragazzi. Ah beh, bravo! Questo diretto, ragazzi. Ok, let's do this. Ovviamente, ragazzi, lagga come Gesù. Perché giustamente... Dai! Giustamente lagga un casino, perché? Perché c'è... perché ogni volta che si mettono le maschere, ragazzi, ognuno di loro lagga un casino. Non so il motivo, non chiedetemelo. Oh, che cazzo mi sta sparando? Oh, cazzo! Devi morire! L'hai capito? Ma muori, cazzo. Magari se laghi un po' meno mi fai un piacere. Dai! Oh! Minchia, ragazzi, mi sta laggando troppo. Mi sta laggando veramente troppo. La mia connessione è una merda. Non fate esplodere tutto, grande, dai. Ovviamente, ragazzi, vedete come siamo preparati. Opla, andiamo, dai ragazzi, andiamocene via. Allora, sapete che dovete guardare sempre qui. Allora, siccome c'è la polizia. Ok, questo è aperto, quindi dall'altra parte per forza, ragazzi. Dovete andare già dall'altra. È da questa parte, ragazzi. Quando vedete una di quelle cose, di quelle porte tutte retinate, queste porte retinate qui, già aperte, vuol dire che non è quello il punto di fuga, ma è l'altra parte, cioè dall'altra parte. Quindi sicuramente questo è il colpo. Ovviamente il colpo dei poveri, ragazzi, perché è un colpo da 300.000, una cazzata. Io di solito questo colpo lo faccio da 1.000.000 qualcosa, perché è giusto che sia così. Bello. Ragazzi, mi sta laggando tantissimo. Infatti, come potete vedere, ci mette un po' a posizionarmi le munizioni, eccetera.
Ma ti serve il kit medico? Ok, siamo freschissimi, ragazzi. Dai, quanto cazzo di tempo ci mette ad arrivare quel cazzo di camion? Ma così è troppo facile, ragazzi. Non arriva nessuno. Grande, vai. Super. È bello questo palmo. Vedete quanto è lento. Andiamo via, va, ragazzi. Andiamo? Ovviamente ero senza sacco perché l'ho lanciato. Andiamo, dai! Oh, grande! Anche questa è andata, ragazzi. Quindi, ragazzi, due colpi molto rapidi, molto veloci. Spero che vi siano piaciuti. Io cerco di farvi vedere il più possibile queste... Cerco di farvi vedere il più possibile queste cavolo di scenari dove ci possiamo trovare. Vedete, ci possiamo trovare in un nightclub, ci possiamo trovare nella banca a rapinare ora, a rapinare... soldi, a rapinare cassette di sicurezza, ci possiamo trovare a fare delle missioni che durano più di 3 giorni. Io ad esempio ho sbloccato missioni da 3 giorni, ma possono esistere anche missioni da 7 giorni, che ovviamente non ho ancora sbloccato perché sono ancora a livello 50, ragazzi. Veramente sono colpi balordi, veramente fighi. Ovviamente ancora armi, cazzo, solo armi oggi. Cristo, quelli sono i colori, come potete vedere. Adesso, prima di chiudere il video, volevo farvi vedere come si modificano le maschere. Allora, adesso usciamo dalla partita. Finisce di caricare qui. Perfetto, dai, ok. Allora, andiamo su lascia la lobby. Andiamo su inventario. Andiamo su maschera. Cliccate su questa maschera che io ho, ad esempio, questa maschera che non è ancora stata progettata per niente, che devo aspettare ancora. Questi sono i materiali, ragazzi, vedete, la modificate secondo i materiali come la volete e la potete vedere. Poi, che dire, mettete motivo, questo è il motivo, ragazzi, questi sono i motivi che ho io. Mettete ingranaggi, mettete il colore con cui volete modificare gli ingranaggi, ma fate così, vedete? E questa è la maschera con gli ingranaggi. Ovviamente io non storpierò mai una maschera del genere con queste cazzo di cose. Quindi la farò successivamente al meglio, nel migliore dei modi, più bella possibile, in modo così posso tenermela successivamente. Adesso una delle mie preferite è questa, ragazzi, che l'ho fatta veramente figa, almeno a me piace tantissimo. Quindi, ragazzi, che dire, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la mia serie su Payday 2 vi piaccia, perché comunque sia, è un gioco estremamente figo, cazzuto, come ho sempre detto, perché è divertente, ha vari punti a favore e vari punti a sfavore, ma sinceramente per me sono più i punti a favore di questo gioco. Che dire, ragazzi, scrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.